Sì. Ok. Inizio con l'appello, buongiorno a tutti e se cortesemente i consiglieri si mostrano in video per Quando l'appello. rispondono Grazie. all'appello? Grazie. Ardu. Francesco Ardu presente, ecco, non so se si vede, eccoci. Buongiorno a Ok. tutti. Presente. Buongiorno. Bugarini. Buongiorno, Giulio Bugarini, sono presente. Chiossi. Buongiorno, Chiossi presente, grazie. Celli, presente, buongiorno. Buongiorno a tutti. De Vito, Iorio, Onorato, Palumbo. Palumbo presente, buongiorno. Politi. Politi presente. Buongiorno a Simonelli, tutti. buongiorno. Simonelli. Simonelli presente, buongiorno a tutti. Spampinato. Buongiorno a tutti, Costanzo Spampinato presente. Sturni. Bene, concluso. Grazie. Grazie mille. Allora, buongiorno a tutti. Come appunto già esposto all'interno della convocazione, all'interno dell'odierna convocazione, ci siamo, l'oggetto appunto della commissione di oggi è l'iter di acquisizione del parco della cellulosa. Per chi ricorda, ma insomma tutti i presenti oggi dovrebbero insomma ricordare l'ultima commissione fatta a fine 2019, che insomma riprendeva in mano la questione del parco della cellulosa e più precisamente sull'iter di acquisizione del parco della cellulosa che nell'ultima commissione appunto aveva previsto, insomma, aveva fatto intravedere delle problematicità rispetto all'iter di acquisizione o meno. Da quello che ho potuto apprendere, insomma, questo processo non si è mai fermato, questa interlocuzione tra uffici, assessorato e via via dicendo, non si è mai fermato, per cui appunto oggi abbiamo riconvocato nuovamente questa commissione per aggiornare, insomma, tutti gli organi politici, tutta la commissione sullo stato d'avanzamento di questa tematica. Per cui ciò premesso, io lascerei innanzitutto la parola agli uffici, quindi al Dipartimento Patrimonio o Dipartimento Ambiente, vedere, o insomma all'assessorato, dipende insomma chi vuole iniziare prima. Io propenderei appunto per lasciare innanzitutto la parola al dottor Voce, direttore appunto del Dipartimento Patrimonio, e vedere un attimo come si è evoluta da diciamo 5 mesi a questa parte la situazione. Dottor Voce, se... Buongiorno a tutti, non so Ecco. se mi sentite o mi Sì, la sentiamo, vedete. la Ah, vediamo bene, bene, perfettamente. benissimo, benissimo. Allora, fatta la giusta premessa, diciamo, anche di carattere storico, insomma, rispetto a quello che sono stati i precedenti eventi su cui, come dire, in sede di commissione, avevamo affrontato, ripreso un po' il tema dell'acquisizione del parco della cellulosa. Ricordo bene l'ultima seduta alla quale fa riferimento il presidente Ardu, dove effettivamente, insomma, avevamo ripreso un po' in mano questo procedimento che era un po' nelle secche o nella palude, adesso come la vogliamo definire, insomma, una situazione di stasi. C'erano delle problematicità che noi avevamo rappresentato, ma ovviamente quando si affrontano dei temi complessi che vanno a impattare sul territorio e possono poi abbracciare delle situazioni, come dire, anche di un arco temporale così lungo in cui ci può essere, come dire, un
norme nuove che intervengono, impattano sul procedimento, diverse visioni anche del problema da parte, diciamo, da parte anche dell'amministrazione, no? Che può in qualche modo vedere in certi momenti più attuali o più cogente, diciamo, un certo tema, un certo, come dire, certi obiettivi, diciamo così. Rispetto alle tematiche che avevamo prospettato, ma che si erano presentate a noi in quel particolare momento, cioè prima delle ferie natalizie, in cui avevamo dovuto ricostituire tutta una serie di situazioni, a partire dal finanziamento, perché c'era stato evidentemente nel corso degli anni anche un definanziamento dell'opera. E quindi questa fase, diciamo, si sta superando. Adesso abbiamo avuto un'intensa interlocuzione anche con la ragioneria. Anche ieri abbiamo inviato una nota, diciamo, agli organi della ragioneria, che dovranno perfezionare, diciamo, la definitiva riallocazione dei fondi statali su quest'opera, quindi su questo bene. E non so se volete, i tecnicismi sono diversi, insomma, adesso non mi voglio, questa è la nota che abbiamo inviato ieri, insomma, poi ve ne farò avere copia, ma comunque sostanzialmente si chiede alla ragioneria, in attesa, diciamo, che venga approvato il consuntivo, che venga approvato il bilancio consuntivo, che attesti sin d'ora la disponibilità di questo finanziamento sul bene, quindi sull'acquisto di questo bene. Questo era uno dei problemi, ma insomma, voglio dire, non ritengo, lo potrei considerare superato, insomma, nel senso che ancora non c'è proprio non è avvenuta, diciamo, questa condizione sospensiva, però non si è risolta, però diciamo siamo sulla buona strada. Poi per quanto riguardavano gli altri aspetti, questo ovviamente non è un problema di poco conto, non è una cosa di poco conto, perché se ben ricordate, quando nella riunione dello scorso dicembre evidenziavamo come questa mancanza, diciamo, di finanziamento condizionasse anche la modalità acquisitiva, nel senso che delle norme diciamo statali impedivano questa modalità, se non soltanto, cioè le pubbliche amministrazioni erano limitate nel fare degli acquisti di tipo privatistico, quindi negoziale, quindi che non fossero finalizzate a una realizzazione di un'opera pubblica, quindi con modalità ablative. Buongiorno Presidente, scusate l'interruzione. Anche io non ho voluto interrompere, perché ho scritto in chat. Sì, sì, abbiamo visto in chat andava bene. Non avevamo una conferma, ecco. Sì, che stava intervenendo dottor Voce. Cortesemente mi potete dire l'orario di entrata? Io vi vedo 10:17 Iori di Donatella, 10:19 Spurni Angelo. Grazie. Dottor Voce, grazie. Riprendo, allora, grazie. Dicevo. Quindi questa condizione, come dire, sostanziale è stata ripristinata, perché sennò avremmo dovuto procedere con una modalità acquisitiva diversa, che sarebbe stata quella dell'espropriazione per pubblica utilità. Poi chiaramente io ricordo bene che nella riunione, diciamo, della commissione alla quale ha fatto riferimento lei, molti consiglieri vedevano più di buon occhio, ma insomma, tutto sommato, poi noi abbiamo fatto di tutto perché ciò accadesse, un'acquisizione di tipo negoziale, come quella che stiamo perfezionando adesso. Quindi
Abbiamo lavorato molto su questo, abbiamo definito questo aspetto sostanziale, abbiamo ripreso contatti con la proprietà affinché, perché tra l'altro è cambiato l'assetto della proprietà, quindi siamo riusciti a sentirli anche recentemente e ci hanno detto che ci faranno avere a breve una comunicazione, diciamo, di conferma dell'accettazione a fare, diciamo, questa operazione di compravendita. Questo era un altro aspetto. Per quanto riguarda il discorso della congruità, abbiamo fatto anche congruire e attualizzandolo il valore, diciamo, della stima data a suo tempo, quindi che confermiamo. Adesso poi tutti i tecnicismi, tra le altre cose, ecco, giusto per essere anche concrete, abbiamo predisposto anche una proposta, la proposta di deliberazione, che sarà, diciamo, che avrà un taglio piuttosto snello, insomma, smart. Sarà appunto un'integrazione di quella delibera assembleare che era stata assunta nel 2012. E abbiamo convenuto anche col dottor Calzia, del direttore del Dipartimento Ambiente, con cui abbiamo avuto anche ieri un'interlocuzione in materia, per fare un po' il punto anche delle altre condizioni, come dire, sostanziali, diciamo, che necessitavano di approfondimenti. Tra le altre cose, anche la produzione anche di quello che sarebbe stato un documento da legare alla deliberazione sulle spese di gestione del parco. Ma è normale, usuale, diciamo, questa. Poi su questo, scusa voce, vorrei intervenire un attimino. Assolutamente, dottor Lesti. Ah, c'è Massimo Lesti, sì. Buongiorno. Grazie. Massimo. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Sì, certo, ci mancherebbe. Ok, grazie. Quindi, detto ciò, io ripeto, abbiamo già la proposta, la bozza di proposta di approvazione assembleare pronta, e contiamo sarà un work in progress, noi la manderemo avanti e poi, insomma, cercheremo di arrivare il prima possibile a conseguire questo risultato. Grazie mille, dottor Voce. Io sono qui, se avete qualche... Allora, se i consiglieri sono d'accordo, io darei la parola al dottor Lesti per vedere, diciamo, per capire, diciamo, il punto di vista. Devo spegnere? Sì, a meno che voce audio, ma insomma, nel suo interesse, perché come abbiamo detto, ecco, perfetto. Quindi, diciamo che c'è stato, siamo riusciti in un certo qual modo a quanto pare ad arrivare a Dama. Infatti, appunto, ci eravamo lasciati a dicembre, in cui da decidersi, o meglio da capire la percorribilità dei due percorsi che c'erano stati messi davanti, quindi l'esproprio, ovvero l'acquisto privatistico, come ci ricordava il dottor Voce, noi mantenendo quella che era la deliberazione originaria, che andrà integrata, come ci ha detto il dottor Voce, abbiamo spinto anche tramite, ovviamente, l'interlocuzione e con il Dipartimento, con l'assessorato, insomma, e dicendo, a cui poi darei la parola dopo l'intervento del dottor Lesti, per raggiungere questo obiettivo. Fondi che, insomma, mi preme ricordare che sono a bilancio, non vorrei dire una castroneria, intorno da molto tempo, da quasi un decennio, insomma, più di un decennio. Detto questo, io passerei la parola al dottor Lesti per vedere, appunto, il punto di vista del Dipartimento Patrimonio sulla vicenda. Grazie, dottor Lesti. Microfono, devi attivare il microfono. Allora, buongiorno innanzitutto. Dunque, ad integrazione, diciamo, di quello che ha riferito Voce, e anche in virtù della riunione di ieri che c'è stata, di appunto al patrimonio,
insomma, si è deciso appunto di integrare, diciamo, nel documento di delibera un allegato, perché insomma, vabbè, quasi tutti voi conoscete, diciamo, il sito. Comunque, un breve riepilogo, diciamo che quello più che altro era diciamo una struttura sperimentale di vivaistica. Quindi, quando mano a mano che appunto è stato creato, praticamente tutte le alberature eccetera sono state messe a dimora con, appunto, con lo spirito vivaistico. Quindi non è che hanno il sesto di impianto che avrebbero dovuto avere in natura o su un'alberata eccetera. Quindi questo ha portato naturalmente, da un punto di vista proprio botanico, il fatto che queste piante naturalmente sono molto sfilate, hanno problemi sia di staticità che di magari rotture di branche eccetera, perché appunto hanno diciamo un sesto di impianti naturale, diciamo. Questo che comporta? Questo comporta che adesso, nonostante voglio dire, questa area di fatto viene fruita in maniera, diciamo così, già da tutti adesso, però è chiaro che dal momento che diventa un bene dell'amministrazione comunale, noi lo dobbiamo tenere sicuramente in condizioni, insomma, che non crea pericolo per chi usufruisce del parco. A tal proposito, noi stiamo elaborando un documento in cui vi sarà tutta una serie di interventi per la messa in sicurezza dell'area, perché voglio dire, già nel corso dei sopralluoghi ci siamo resi conto, per esempio, i viali, la gente va, mamme con i passeggini eccetera, no? Lì ci sono eucalipti che sono alti 30 metri, cioè, voglio dire, e parecchi sono già schiantati, quindi bisogna fare degli interventi, se non altro per mettere in sicurezza le fasce intorno, diciamo, ai viali e diciamo, alle zone più frequentate. Poi c'è un'altra problematica, che è quella, diciamo, che là dentro ci sono anche delle attività. Quindi c'è l'asilo, c'è varie cose, e anche lì, per esempio, c'è un parco giochi fatto artigianale, che naturalmente quello andrà tolto, e poi nel progetto, diciamo, di riqualificazione che verrà andranno introdotte tutte quelle, diciamo, strutture sia ludiche che di attrezzature che, insomma, che fanno parte, diciamo, del parco. Tenendo però presente che quello comunque rimane un monumento naturale, quindi voglio dire, bisogna interfacciarsi con l'ente regionale per appunto creare un gruppo di lavoro che poi va a sviluppare il futuro progetto, diciamo, di attrezzaggio e di riqualificazione dell'area. Quindi questo documento ci sarà, diciamo, un computo, un quadro economico di massima che dovrà essere inserito nella delibera per poter fare in modo che poi noi prendiamo sto parco e in breve siamo in grado di aprirlo in sicurezza. Poi gli interventi, come abbiamo detto pure nelle incontri che ci sono stati al municipio, eccetera, lo faremo per stralci, vedremo come, anche per non chiuderlo tutto eccetera, però è chiaro che l'amministrazione, in particolare il Dipartimento Ambiente, in questo momento, cioè, bisogna trovare diciamo i fondi necessari per fare questo intervento che io sto quantificando, quindi spero che, insomma, nel giro dei 2 o 3 giorni, di avere questo quadro economico che manderò al dottor Voce, così come abbiamo stabilito ieri anche con Calzia, eccetera, in modo che venga messo nella deliberazione, perché diciamo, oltre ai soldi per l'acquisizione, bisogna assolutamente prevedere questi soldi per un primo intervento di messa in sicurezza. Bene, io questo volevo dire. Grazie, dottor Lesti. Io ho solo una domanda. Sì, assolutamente. Una domanda volante, non vorrei, insomma, essere prevaricante. Chiedo a tutti quanti di disattivare il microfono cortesemente, che sento un ritorno. Era solo per comprendere se le eventuali somme necessarie per procedere nel senso che ha appena descritto dottor Lesti, queste somme
andranno prese, quindi prese dal titolo primo o dal titolo secondo, quindi se è parte investimenti, se viene definito come investimento o se è parte corrente. No, io adesso, cioè noi da adesso dobbiamo fare solo l'intervento di messa in sicurezza, poi ci sarà, voglio dire, ci sarà il progetto vero e proprio e quello normalmente avrà tutte altre cifre, diciamo. E quindi niente, vorrei che fosse messa nella deliberazione questa cifra che serve per intervenire subito e per mettere a fruizione, perché se no facciamo tutta questa operazione. Poi l'amministrazione, se non la mette in sicurezza, deve per forza tenere chiuso, perché quello non è assolutamente in condizione di essere usufruito così come oggi. Ho capito, grazie mille. Di nuovo. Allora, eccoci. Ci ho detto, io non ho più la chat davanti, eccoci. Allora, abbiamo sentito le updates, le novità riguardo da parte dei dipartimenti. Io lascerei la parola all'assessorato se vuole aggiungere qualcosa. So che c'è il dottor Saolini, capo staff dell'assessorato dell'assessore Vivarelli. Se non vuole intervenire, lascerei appunto poi procedere con gli interventi consiglieri, a cui chiedo, se vogliono intervenire, di scrivere in chat, richiedere insomma la parola in chat. Grazie mille. C'è il dottor Saolini? Sì, buongiorno, solo per... è stato praticamente detto un po' tutto, aggiungo soltanto che il lato assessorato al patrimonio, comunque lato patrimonio, ci siamo subito concentrati dopo la precedente commissione, quindi fine anno 2019, sia per il consolidamento di quei fondi che sono necessari all'acquisto, sia soprattutto per mantenere in piedi l'assetto delineato dalla delibera, perché a nostro avviso era quello più diciamo di facile soluzione per arrivare a tempi brevi all'acquisto. E voglio ringraziare il dottor Voce perché si è subito, diciamo, adoperato in tal senso, tant'è che è stata redatta una stima diciamo velocemente da parte degli uffici che quindi hanno, diciamo, confermato e poi integrato anche quella delibera, perché come sapete quella delibera aveva delle piccole lacune dettate una da un errore di identificazione di una particella che quindi andava un po' a inficiare poi la fase, diciamo, di acquisto. E poi dal fatto che mancava una servitù, quindi che andava delineata, e quindi adesso ecco abbiamo fatto un po' scopa con questi due dati mancanti e poi insomma tutte quelle cose che già il dottor Voce e il dottor Lesti vi hanno detto. Ecco. Grazie mille dottor Saolini, avvocato Saolini, pardon. E c'era la... Francesco, ci sono anch'io, no, solo per dire che stavo seguendo la conversazione. Ciao Vale, buongiorno all'assessore Vivarelli, non l'avevo visto, ok, perfetto, fantastico. Bella camicia tra l'altro. Allora, c'è l'intervento della consigliera Celli, prego consigliera. Grazie, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Sono intanto contenta che oggi siamo veramente tanti, quindi dipartimenti, assessorati, insomma chi più ne ha più ne metta. Io, al di là della insomma, soddisfazione del capire che forse probabilmente ci stiamo quasi arrivando, volevo far presente che sono passate 5 commissioni, cioè abbiamo veramente fatto un lavorone per arrivare oggi a quello che probabilmente, a parte qualche piccola cosa, si poteva fare un pochino prima, senza accusare nessuno e senza responsabilità, insomma indicare responsabilità ad alcuni, però certo parliamo di 5 commissioni per arrivare a capire che i fondi c'erano. Il direttore Voce, che ringrazio, ieri ha fatto una lettera per ricollocare i fondi che erano probabilmente definanziati, ma che insomma probabilmente si poteva già fare un pochino prima questo lavoro, un perfezionamento di una delibera che, ripeto, sicuramente poteva essere fatto un pochino precedentemente. Il problema di fondo è che vorremmo avere la certezza di questi fondi a bilancio, il tema dell'acquisizione, perché nella precedente commissione si era parlato forse anche dell'esproprio, oggi mi sembra che si arriva a quello che avevamo già
detto precedentemente, quindi a una delibera di acquisizione, e capire appunto il passaggio della controparte, cioè il percorso, se si è parlato, se si ha il consenso della vendita da parte della controparte, perché questo era un tema. Io penso anche che la variazione di tutti i dirigenti, i dipartimenti, del dipartimento, dell'ufficio patrimonio, penso che non ci abbiano aiutato, perché tutto questo cambiamento di amministrazione ovviamente ha fatto sì che ci siano stati ovvio dei ritardi, i cittadini stanno aspettando con ansia, i volontari che sono lì sono stremati, quindi io credo che non dobbiamo più perdere tempo, cioè oggi ormai è una, credo che si sia arrivati a una conclusione. Portiamo subito la delibera in aula, arriviamo subito a parlare con la controparte, che credo che sia la cosa che oggi serva maggiormente, e quindi insomma io penso che veramente non c'è più tempo da perdere. Quello che ci dice anche il Dipartimento Ambiente, il dottor Lesti, credo sia una cosa necessaria e importante da porre all'attenzione, però insomma ecco, parliamo di una situazione che si è portata all'attenzione da molto tempo, come diceva il presidente Ardu, che ringrazio, perché ogni volta che si è chiesta una convocazione della commissione ha proceduto immediatamente. Certo è che se questa unione di istituzioni, dall'assessorato ai dipartimenti, forse si fosse fatto un pochino prima, oggi non sarebbero passati 10 anni e sicuramente non 5 commissioni in questa stessa amministrazione, perché insomma parliamo che la prima è del giugno 2017, poi abbiamo passato a giugno 2018, settembre, ottobre, 25 ottobre 2019, insomma l'attenzione c'è stata, io non dico questo, però siamo quasi al punto di partenza, cioè i fondi c'erano, 1,3 milioni di fondi, la delibera era quella dell'acquisizione, cioè siamo al punto di prima, quindi anche se ci sono state dei piccoli perfezionamenti, insomma ne è passato di tempo, ecco quello voglio dire, quindi ora bisogna velocizzare, parlare con la controparte per la vendita e dopodiché arrivare a Dama, non c'è più tempo di attesa, io penso. Quindi grazie per questa ultima commissione, però insomma arriviamo alla conclusione del leader. Grazie. Presidente, mi scusi se intervengo. Sì. Che l'assessore mi fa presente che lei vorrebbe essere per... Ci sono! Inserita in questo momento, infatti sì, avevo preso la parola. Non volevo interrompere prima la consigliera. Un secondo. Avevo proprio la possibilità di... Era mezz'ora che attendevo. Sì, sì, è colpa mia dell'assessore, mi cospargo il capo di cenere che non l'ho invitata all'interno del team. A volte in momento, cioè, non è la prima volta che insomma ci sono delle difficoltà poi a collegarsi, quindi questo giro è tutta colpa mia, me ne assumo la responsabilità. No, allora, quindi la saluto, la ringrazio dell'intervento e ringrazio l'intervento della consigliera Celli. A questo punto prendo la palla al balzo e le chiedo all'assessorato al verde, insomma, e quindi nella persona della dottoressa Fiorini, se voleva insomma aggiungere qualcosa alla... Giustamente. Allora guardi, abbiamo sentito orientativamente insomma gli aspetti ovviamente tecnici datici appunto dal dottor Voce e dal dottor Lesti del Dipartimento Ambiente e del Dipartimento Patrimonio. La dottoressa Celli, la consigliera Celli, interviene dicendo che appunto siamo ritornati un po' al punto di partenza, nel senso che i soldi c'erano, la procedura anche e via dicendo. Io capisco insomma che sta nel gioco delle parti, però ecco, dal mio punto di vista, senza voler appunto prevaricare appunto l'ordine di intervento dei consiglieri, se qualcun altro vuole intervenire lo scrive in chat, però insomma nonostante poi capisco insomma le obiezioni della consigliera Celli, insomma è un po' troppo dal mio modesto punto di vista, insomma è un po' troppo semplificativo, anche perché i fondi che andiamo a utilizzare per questo acquisto, se ricordo bene, sono dei fondi particolari che sono già presenti dal 2010, quindi 2010-2011, quindi già da una decada in possesso di questa
di questa amministrazione, però ecco, proprio l'utilizzo di questi fondi e l'acquisto di questa insomma proprietà, di questo proprietà immobiliare, quindi di questo parco, a fronte appunto delle nuove novità normative che sono sorte poi nel 2012, se non ricordo male, ha portato anche un po' di tilt tra le varie procedure, che hanno poi portato anche il Dipartimento Patrimonio a ipotizzare un esproprio anziché un acquisto, e siamo riusciti poi in un certo qual modo a comporre queste due cose. Io a questo punto, per riassumere molto brevemente, se voleva aggiungere due parole, dottoressa Firini, o se no lascio la parola ai consiglieri, mi dica lei. Guardi, io allora mi pare un dato acquisito che l'area può essere quindi finalmente acquisita attraverso, appunto, non attraverso l'espropriazione. Questo credo che sia stato il risultato di questi vari confronti, e quindi l'evoluzione della situazione, se non erro, è questa. Quindi ci sarebbe un'acquisizione non tramite espropriazione, giusto? Siamo rimasti a questo. Quindi, ecco, quindi questo è un buon punto di partenza, credo. Quindi si tratta di capire anche un po' i tempi necessari per l'acquisizione, e quindi fare in modo che le strutture competenti si adoperino affinché dopo l'acquisizione, in un certo lasso di tempo che dovremo valutare in base alla situazione concreta in cui si trova l'area, giungere quindi a una fruizione del parco quanto prima possibile. Questo è il punto. Si tratta quindi di vedere il percorso per l'acquisizione, quanto è lungo, quanto si prevede possa essere lungo, e quindi comportarsi di conseguenza man mano che la procedura va avanti. Ecco, questo voglio dire, secondo buon senso del resto, perché credo che sia un buon risultato acquisire il parco. Quindi, assolutamente sì. Allora, ecco, questo io credo, cioè ci si muove sulla base anche di una stima dei tempi per la procedura e del tipo di interventi necessari a rendere al minimo fruibile l'area senza né pericoli né problematiche di altro genere. Grazie mille, assessore. Allora, data questa precisazione, io passerei prima la parola al consigliere Chiossi e poi la consigliera Celli, che voleva fare una precisazione. Prego, consigliere Chiossi. Sì, buongiorno Presidente. Allora, ho ascoltato attentamente tutto quello che è stato detto. Sono d'accordo con la consigliera Celli che va assolutamente velocizzata tutta questa pratica, perché sono già troppi anni, che 10 anni mi sembrano più che sufficienti per giungere a una conclusione. A proposito invece di quello che diceva l'assessore Fiorini, vorrei anch'io sapere quali sono questi tempi, perché una volta approvata la delibera credo che bisogna raggiungere il risultato al più presto possibile. E a proposito di questo, mi sembra strano che, essendo cambiata la proprietà, durante il confezionamento di questa delibera non sia stata già preso accordo con la proprietà e fatta una trattativa, perché noi stabiliamo una cifra, però senza aver sentito la controparte. È vero che c'era un accordo precedente con i vecchi proprietari, ma mi sembra fondamentale che si velocizzi e si giunga un accordo con la controparte al più presto possibile. Grazie. Grazie consigliere. Prego consigliere Celli. Eccomi. No, volevo precisare all'assessora Fiorini che forse probabilmente lei all'epoca ancora non era qui quando abbiamo già messo in campo tutte le commissioni che dicevo, avevamo chiesto tutte le commissioni del caso, perché avevamo seguito, c'era anche il collega Chiossi che ricordo bene, ma l'esproprio non era proprio minimamente pensato, se non nell'ultima commissione appunto si era tirata fuori questa, quindi noi siamo tornati al punto di partenza fondamentalmente, si era bloccata una delibera che era in fase di stipula,
cioè stavano dal notaio per un mero errore diciamo materiale, c'è stato questo. Quindi si torna, io dico, al punto di partenza con un ritardo di vari anni, con i fondi che c'erano precedentemente, con la procedura che c'era precedentemente. Quindi cioè, qui non mi sembra che c'è nessun passo avanti. Ripeto, ringrazio per il lavoro che si sta facendo, perché finalmente si arriva a una decisione, però si deve arrivare con fondi certi e si deve arrivare con quello che ha detto poco fa il collega Chiossi, cioè che ho detto precedentemente io, cioè con la possibilità di aver già parlato con la proprietà, perché altrimenti stiamo parlando di cosa? Cioè questo è un tema importante. Ripeto, poi arrivare a capire che le cose erano quelle di insomma, anni precedenti. Io capisco il coronavirus e capisco tutto quanto, però qui si parla del 25 ottobre dell'anno scorso che abbiamo fatto la commissione, e se non era per quest'altra commissione noi oggi non ne sapevamo nulla. Quindi intanto ringrazio il presidente Ardu, perché insomma, sul tema io devo dire la verità, si è impegnato e c'è stato dietro, su sollecitazioni di un comitato e di un gruppo di volontari che, ricordatevi bene, stanno lì dentro con una responsabilità incredibile e soprattutto senza riuscire a poter avere definitivamente un'acquisizione reale dell'area. Questo è un tema importante, quindi noi chiudiamo questa cosa, però insomma non diciamo che finalmente siamo arrivati alla conclusione, perché la conclusione ce l'avevamo già un po' di anni fa, insomma. Questo di vabbè, grazie. Grazie consigliera, c'è il consigliere Simonelli che vuole intervenire, e poi chiedo alla segreteria di fare nuovamente l'appello dopo l'intervento del consigliere Simonelli, dando la possibilità poi successivamente agli assessorati o ai dipartimenti di poter rispondere, o se no se vuole rispondere subito dottoressa Pirini, non so, o se no lasciamo alla... Io vorrei facciamo alcune cose, poi posso aggiungere sì, un secondo ordinatamente. Ok, sì. C'era presidente, mi volevo prenotare anche io, assessore. Penna, va bene. Allora io anche farei, io volevo aggiungere una cosa, quindi va bene assessore. Allora io direi di far intervenire un attimo il consigliere Simonelli, poi facciamo l'appello e poi diamo la parola all'assessore Penna, all'assessore Fiorini e al dottor Voce, al dottor Lesti, se vogliono intervenire. Quindi prego Massimo, vai, consigliere Simonelli. Sì. Buongiorno a tutti. Allora, in merito a questo tema, quindi ringraziamenti a te presidente per la convocazione di questa commissione, e ringraziamenti agli uffici, al dipartimento, perché abbiamo capito quindi che si procederà con un'attività negoziale. Quindi abbiamo messo da parte la possibilità dell'esproprio e va tutto bene. Quindi io vorrei questa cosa ormai darla quasi per scontato. Quindi si acquisirà questo parco, però vorrei andare oltre, perché il dottor Voce sì, parlava di interventi da realizzare per messa in sicurezza delle piante e per anche messa in sicurezza dei manufatti che si trovano all'interno del parco. Quindi io vorrei sensibilizzare a questo e chiedere, questi interventi poi saranno realizzati a cura del Dipartimento Ambiente? Quindi dobbiamo focalizzare a questa attività adesso, perché al cittadino il fatto che poi il parco sia stato acquisito per esproprio piuttosto che acquisto interessa poco, interessa fruire il parco, goderselo, e se noi abbiamo un parco e poi non lo possiamo utilizzare perché le alberature sono pericolose, i manufatti sono pericolosi, non abbiamo risolto niente. Quindi appunto, il mio messaggio è questo, innanzitutto capire chi si occuperà di questa fase, delle messe in sicurezza e delle ristrutturazioni, se è il Dipartimento Ambiente, se è stato già deciso e quindi che tempi poi prevede, perché il dottor Voce parlava di un quadro economico da allegare alla delibera, quindi qualche valutazione probabilmente è stata fatta, però parlava anche poi di un progetto esecutivo da realizzare, altre cifre che saranno tirate in ballo. Quindi la mia indicazione è questa, concentriamoci su quello che ci sarà da fare subito dopo. Ormai questo discorso dell'acquisizione diamolo per scontato, grazie a tutti perché ci siamo riusciti anche se i tempi sono stati quelli che sono stati, ma per poter fare gol dobbiamo già
proiettarsi nell'attività futura da fare senza perdere tempo. Grazie Presidente. Grazie consigliere Simonelli. Allora a questo punto chiedo alla segreteria di fare l'appello e poi passiamo la parola alla dottoressa, all'assessore Penna e poi all'assessore Fiorini. Procedo con l'appello. Ardu. Ardu presente, eccomi. Bugarini. Bugarini presente. Chiossi. Chiossi presente, buongiorno. Celli. Presente, buongiorno. Vito. Iorio. Iorio presente, eccomi. Onorato. Palumbo. Palumbo presente. Politi. Politi. Non vedo il consigliere Politi. Simonelli. Simonelli presente. Spampinato. Spampinato presente. Sturni. Sturni. Sturni, eccolo, Sturni presente. Il consigliere Politi è presente o è uscito dalla commissione? Non lo vedo. Era tanto bravo. Era tanto bravo. Facciamo che si è allontanato un attimo dalla... No, eccomi, eccomi. Ah, eccomi, eccolo. Oh, fantastico, cioè, fantastico. Perfetto, sì, è presente. Presente. Ah, io ho già problemi anche con le commissioni in presenza. Queste mi stanno distruggendo queste video chat. Sì, sì, no, lo capisco, lo capisco, lo capisco, assolutamente. Allora, va bene, Politi c'è, quindi a questo punto io passerei la parola all'assessore Penna del 13° municipio, quindi del territorio, e poi passerei la parola all'assessore Fiorini, che ho visto che voleva intervenire, e poi al dottor Voce e al dottor Lesti. Sì, non so se Laura voleva, l'assessore Fiorini voleva intervenire prima di me, perché voleva forse fare una precisazione. Allora, lei ritiene, passiamo la parola alla dottoressa Fiorini? Sì, io volevo soltanto dire che è chiaro che la presa la cura poi del parco e quindi la consegna deve essere ovviamente al Dipartimento Ambiente, questo non c'è dubbio, dopo l'acquisizione. Ed è anche chiaro che per avere un'idea della effettiva fruibilità e dei tempi di fruibilità occorre secondo me necessariamente un sopralluogo, perché potranno esserci delle misure diciamo di base essenziali e quindi quelle potrebbero essere valutate subito diciamo in un breve tempo anche durante il tempo necessario per l'acquisizione, così da avere un'idea degli interventi necessari e da realizzare immediatamente, possibilmente nel modo più immediato possibile, e poi quelli magari più strutturali di riqualificazione, di ulteriore miglioramento del parco, che magari possono richiedere tempi un po' più lunghi, senza però pregiudicare la fruibilità del parco. Quindi è chiaro che la cosa principale adesso è fare secondo me un sopralluogo per verificare quali sono quelle cose che impediscono l'utilizzo del parco e che però possono essere risolte senza diciamo progetti a lunga scadenza. Potrebbe anche essere questo, quindi questo secondo me va verificato e lo si può fare subito, credo. Grazie però, assessore. Ecco, la parola ai tecnici, ecco. Allora, assessore Penna, è prenotato ancora lei, se vuole intervenire, se no passiamo un attimo la parola al Dipartimento. Sì, prego, prego. No, prego. Perché così magari poi può rispondere anche il Dipartimento. Allora, intanto sono anch'io molto contento del fatto che abbiamo superato lo spauracchio di avviare una nuova procedura, appunto quella dell'esproprio, che si era paventata nell'ultima commissione. E quindi diciamo ritorniamo con quella che era la procedura che stavamo seguendo prima dell'ultimo incontro e delle dichiarazioni del dottor Voce.
e quindi sono molto, molto contento. Mi auguro anche io che i tempi della delibera siano tempi stretti, e anche perché appunto, come osservava la consigliera Celli, siamo un po' ritornati al punto di 5 mesi fa. E però, preso per buono anche, diciamo, l'impegno e l'interesse di voler chiudere questo tema, perché proprio c'è un territorio che a gran voce ci chiede, ci richiede, diciamo, di dare questo spazio ai cittadini e renderlo pubblico, spazio che attualmente rimane chiuso. Io in questi giorni diciamo di coronavirus sono stato in contatto con l'attuale presidente dell'associazione che ha in custodia il parco, e anche per i problemi per accedere, per fare le manutenzioni, per capire come poter far accedere i cittadini che detengono degli orti urbani all'interno. E quindi il parco attualmente è chiuso. E volevo appunto dire questa cosa, che noi dobbiamo avere una programmazione di quelli che sono gli interventi, una programmazione chiara, e questa è una cosa che possiamo effettuare. Quindi, appunto, come diceva il dottor Massimo Lesti, in primis vanno individuate le aree che devono essere messe in sicurezza, mettendo in evidenza quelle che possono e potranno rimanere fruibili ai cittadini, quindi una sorta di mappa in base appunto ai rischi, che ci consentono di restringere il campo rispetto all'area, e però di mantenere il parco aperto e accessibile anche se in forma parziale. Quindi poi l'altra fase è quella di effettuare gli interventi di messa in sicurezza, come suggeriva appunto, come diceva Massimo Lesti, lungo i viali, in modo da poter aumentare magari questa fascia di fruizione. E l'altra, diciamo, richiesta, l'altra fase, che secondo me, una volta presentata la delibera, potremmo iniziare, sarebbe quella di poter avviare un percorso partecipativo, oppure, visti anche i tempi e le restrizioni, comunque un coinvolgimento forte delle associazioni e della cittadinanza su quello che sarà il progetto futuro dell'area. Questo anche per poter scegliere in maniera consapevole e far comprendere bene ai cittadini quali saranno le motivazioni della chiusura di alcune aree, e anche per scegliere quello che sarà il futuro del parco, e per il bene del territorio e per il bene di tutti i cittadini, e anche per la loro sicurezza. E grazie. Grazie Assessore Penna. A questo punto io lascerei, se vogliono replicare, appunto, parola al dottor Lesti e al dottor Voce. Posso intervenire? Assolutamente, prego. Yes. Allora, no, solo per precisare alcune situazioni. Cioè, noi quando si intraprendono queste strade apparentemente semplici, come giustamente apparentemente, perché poi ovviamente se fosse stato così scontato che un provvedimento approvato nel 2012 era già tutto pronto, non si capisce perché non è stato attuato. Quindi vuol dire che qualcuno si deve fare qualche domanda e si deve dare qualche risposta. Io qualche domanda e qualche risposta me la sono fatta, ho dato delle risposte con relazioni tecniche in cui sono state affrontate, diciamo, sotto un profilo tecnico, giuridico, fattuale, eccetera, eccetera, tutti i problemi che fino al 15 ottobre, è la prima volta che mi è stato portato il problema, erano assolutamente impeditivi per la possibilità che si potesse concludere attraverso un processo negoziale l'acquisizione di questo bene. L'unica strada possibile in questo caso sarebbe stato, ahimè, soltanto la procedura di esproprio. Ma tutti i problemi sul quale noi abbiamo, alla soluzione di questi problemi, abbiamo lavorato alacremente il nostro dipartimento, il Dipartimento Ambiente, le strutture. E ovviamente, diciamo, la circostanza non secondaria che il finanziamento, che qualche anno fa era stato
in qualche modo spostato su altre situazioni, è stato ripristinato, chiaramente è una condizione assolutamente decisiva perché questa operazione oggi si possa fare, ma oggi, chiaro, così come era senz'altro ostativo il consenso condizionato che era stato apprestato dalla proprietà dell'area, non è vero che c'era un consenso condizionato. Se c'è qualcuno che può avere qualche dubbio, io prendo il documento sul quale era stato avanzato il consenso e ve lo posso fare leggere, ve lo posso fare vedere. Cioè, sostanzialmente il consenso consisteva: sì, mi sta bene quell'area, ovviamente non era stato preso in considerazione la servitù, ma chiaramente non era una cosa secondaria, tant'è che poi era stato questo, a parte diciamo le imperfezioni di natura catastale, insomma quelle che sarebbero state anche superabili. Il consenso condizionato consisteva sostanzialmente in questo, cioè sì, mi sta bene la cifra che mi offre, ma tieni conto che io ho un debito, un credito nei confronti di te, amministrazione, di 3 milioni di euro di un'altra cosa e di 1 milione di euro di un'altra. Quindi questo non era un consenso a casa mia. Dopodiché noi ci siamo presi carico chiaramente di ripristinare le condizioni del consenso, abbiamo preso contatti con la società nella nuova disposizione, che ovviamente ha cambiato assetto societario, abbiamo fatto due interventi, ma abbiamo anche in qualche modo attinto personalmente, diciamo, l'amministratore delegato, e stanno per fare un passaggio attraverso il loro consiglio d'amministrazione e a brevissimo arriverà il consenso secco alla cosa. Quindi queste sono cose di questi giorni, non che siccome era tutto pronto benissimo, potevamo farlo anche 12 anni fa. Non è così. Quindi io l'unica puntualizzazione che voglio fare è questa, è che invece quello che si può fare oggi, si può fare perché è stato fatto un certo tipo di lavoro. Che adesso chiaramente siamo in attesa che arrivi il, diciamo, questo consenso da parte della società, anche perché altrimenti nella denegata ipotesi sarebbe l'unica strada possibile, dovrebbe ritornare a essere l'esproprio. Quindi non è che l'esproprio è uno spauracchio in qualche modo agitato. Per noi cerchiamo di risolvere un problema, è chiaro che in un modo o nell'altro si arriva, però io ho fiducia anche del fatto che nei prossimi giorni possa avere avvio proprio l'iter, proprio con le firme da parte di noi, diciamo, tecnici, da parte ovviamente dell'assessore, degli assessori di riferimento, quindi sia della dottoressa Fiorini sia dell'assessore Vivarelli, di Valentina. E quindi io penso che oggi possiamo parlare della conclusione di un percorso in cui c'è stato fatto un lavoro molto intenso, che io nemmeno per rispetto dei collaboratori che ci hanno, no, tra le altre cose abbiamo anche consultato, ci hanno consultati anche con gli altri uffici dell'amministrazione che possono essere poi, come dire, attori in questa vicenda, quindi il segretariato, la ragioneria, abbiamo prefigurato più o meno quello che dovrebbe essere il percorso e l'iter, proprio per cercare di evitare che poi eventuali inciampi rispetto alla prospettazione, alla soluzione, diciamo, della prospettazione che abbiamo appunto evidenziato in questo, anche in questa nostra, come dire, interlocuzione, poi possa trovare, come dire, una giusta definizione, una giusta conclusione. Quindi spero di essere stato chiaro, ovviamente ho voluto solo precisare, ci mancherebbe. Quindi, grazie mille, dottor Voce. Per quanto riguarda gli altri aspetti relativi alla manutenzione, forse si è fatto, cioè, affermati dal dottor Lesti, ovviamente sarà il dottor Lesti a riferirli. Grazie ancora, un saluto. Grazie mille, dottor Voce. Infatti, prima di passare la parola alla consigliera Celli, che l'aveva appunto richiesta, volevo passare la parola al dottor Lesti, appunto, per specificare, come ha detto il dottor Voce, e in seconda battuta se e quando appunto si avrà un cronoprogramma di questi interventi per poter appunto anche mettere in condizioni appunto di monitorare lo stato di avanzamento appunto della lavorazione. Allora, vi voglio aggiornare sul fatto, innanzitutto sottoscrivo tutto quello che ha detto il dottor Voce, perché voglio dire,
questi mesi noi siamo stati poi con le mani in mano, ma abbiamo fatto tutta una serie di, diciamo, di approfondimenti anche per rispondere all'assessore Fiorini, poi Penna lo sa anche. Abbiamo fatto più sopralluoghi sull'area, quindi il documento che sto stilando nasce appunto con la quantificazione dei costi per una prima messa in sicurezza e permettere magari l'apertura a stralci del parco, nasce dai sopralluoghi che sono stati effettuati anche con altri tecnici del Dipartimento Ambiente sulle aree. E quindi per quello, come è stato deciso ieri nella riunione tecnica a cui ha partecipato Voce e Calzia, abbiamo insomma deciso di inserire nella delibera un allegato in cui appunto c'è questo documento molto snello, perché è chiaro che non ci sono i tempi, perché se no si andrebbero ad allungare i tempi poi della presentazione della delibera, un documento appunto riepilogativo però con i costi, diciamo, sintetici, con un quadro economico degli interventi che si possono fare subito, perché altrimenti noi prendiamo l'area, come ho detto, l'assessore Fiorino non era collegato, poi il dipartimento è costretto a chiuderla, perché nelle condizioni in cui sta oggi è chiaro che non è fruibile secondo gli standard di sicurezza dell'amministrazione. Quindi a breve manderò questo documento con il dottor Cazzia, al dottor Voce, appunto, per inserirlo come allegato nella deliberazione. Quindi questo. Poi altra cosa sarà il progetto, perché il progetto innanzitutto, ripeto, essendo quello un monumento naturale, bisogna comunque inserire, diciamo, nel gruppo di lavoro, oltre alla condivisione, chiaro, con le associazioni con cui anche con Penne in passato, con l'assessore, insomma, abbiamo fatto anche delle interlocuzioni, anche delle, diciamo, delle assemblee, quindi è chiaro che poi il progetto andrà condiviso con chi magari ha vissuto quell'area giorno dopo giorno. Questo, insomma, mi sembra che poi l'abbiamo sempre fatto questa cosa di, insomma, di condividere poi il progetto, però per quello, insomma, ci vuole il tempo che ci vuole, perché l'area ha i suoi pregi, ha parecchie criticità, come forse ho spiegato meglio prima, e quindi tutte queste cose vanno assolutamente approfondite in un progetto complessivo. Però adesso, giustamente, come ha detto anche l'assessore Fiorire, l'importante è acquisirlo e poi aprirlo, perché sennò tutto questo lavoro lascia il tempo che trova. Insomma, io la prima volta che sono andato lì, ci sono andato quando c'era il primo Rutelli, quindi stiamo parlando che abbiamo cominciato a lavorare su questa cosa, quindi voglio dire, ne è passato di tempo. Va bene, per me va bene così. Grazie mille, dottor Lesti. Allora, a questo punto, a meno che non ci siano interventi da parte degli assessori, passerei la parola alla consigliera Celli. Prego, consigliera Celli. Sì, eccomi. Ma assolutamente io non faccio riferimento, quando parlo di un ritardo, agli ultimi 5 mesi. Anzi, io l'ho detto anche più volte che in quest'ultimo tempo si è lavorato forse probabilmente con un coordinamento maggiore. Io quello che dico, e soprattutto non faccio riferimento agli uffici, ma quello che dico è che secondo me è mancato dall'inizio, perché si ricorderà, anzi no, probabilmente il collega Ardu non si ricorda perché non c'era, ma io questa richiesta della commissione precedentemente la feci, parliamo del 2016, quindi penso che probabilmente sia mancata una regia politica della cosa, e questo ha portato oggi poi a far confluire gli uffici verso un iter che probabilmente, a mio avviso, si sarebbe potuto concludere un pochino prima. Questo è quello che ho detto, ma stando a quello che abbiamo oggi, sono d'accordissimo con quello che diceva l'assessore del municipio 13, cioè oggi ci sono sicuramente
e lo diceva bene il direttore Lesti, delle procedure all'interno da seguire sulla sicurezza, della messa in sicurezza degli alberi, che ci sono alberi pericolanti e quello che abbiamo detto, e soprattutto sul percorso partecipativo della cittadinanza, perché sarà opportuno, e penso non possa non essere fatto, una condivisione di quello che sarà il futuro di quel parco anche per i cittadini. Quindi io ringrazio gli uffici, ovviamente l'assessore Vivarelli è giunta da poco, l'assessore Fiorini pure, ma noi ne abbiamo percorso di tempo, abbiamo percorso altri assessori all'ambiente, abbiamo percorso altri assessori al patrimonio, e quindi io credo che probabilmente il ritardo al quale mi riferisco è un ritardo precedente a tutto questo, e sicuramente oggi siamo piano piano in direzione di arrivo, e questo lavoro coordinato tra gli uffici e gli assessorati io credo che sia la direzione giusta, ecco quello che volevo dire. Quindi non c'è nessuna, e l'ho detto all'inizio, non c'è nessuna responsabilità, nessuna colpa, però probabilmente un lavoro sinergico in questo modo porta a dei frutti anche per i cittadini e per il territorio. Grazie. Grazie consigliera, c'era la consigliera Iorio che voleva intervenire, prego consigliera Iorio. Sì, il mio non è un, insomma, non voglio ripetere perché è già veramente stato detto tutto, sono anch'io molto contenta, insomma, di questa commissione di oggi, quindi come diceva anche il consigliere Simonelli, prendiamo atto del lavoro che è stato fatto e che insomma per fortuna insomma dovrebbe vedere dei frutti in tempi brevi, però quello che vorrei rimarcare è proprio cominciare da subito a guardare al futuro, quindi sopralluoghi, tutto quello che hanno detto gli assessori, che devono partire il prima possibile per capire quali sono le azioni indispensabili da poter fare nel breve tempo, e poi costruire con un percorso partecipativo di coinvolgimento anche della cittadinanza magari un progetto più ampio, di più ampio respiro, che inevitabilmente prenderà più tempo perché ci vorranno magari anche più investimenti, bisognerà sviluppare un progetto vero e proprio, approvarlo, e quindi sappiamo che i tempi magari su questo non potranno essere rapidissimi. Però volevo chiedere invece con questo mio intervento al Presidente, visto che tra i partecipanti ci sono anche degli ospiti che non so se sono stati invitati dalla Commissione direttamente dal Presidente, che sono dei cittadini, magari in questa occasione per noi sentire anche una loro testimonianza e potrebbe essere importante, fermo restando che insomma come ha detto anche l'assessore del municipio 13, è loro intenzione proprio continuare questo rapporto con i cittadini, di coinvolgimento in primis con chi oggi si prende e continua a prendersi carico, diciamo, di questo luogo, ma anche poi, come dicevo prima, per uno sviluppo di un progetto futuro. Quindi non so se c'è qualcuno che vuole intervenire, chiedevo semplicemente questo, o se vogliamo approfittare della circostanza di avere già alcune rappresentanze qui di cittadini per sentire da loro insomma come vivono questa cosa, perché giustamente come l'abbiamo detto sempre anche nelle altre commissioni, quello che ci sta a cuore è appunto che il parco poi venga fruito dai cittadini. Sappiamo poi noi che siamo all'interno dell'amministrazione, purtroppo lo sanno anche i cittadini, che ci sono dei passaggi burocratici che impegnano tanto tempo, che a volte si incagliano, ma poi quello che si aspettano davvero i cittadini è di vedere questo parco aperto ed utilizzabile da tutti, con le finalità che poi verranno decise e stabilite. Quindi non so se il Presidente vuole accogliere questa mia richiesta. Assolutamente, assolutamente sì, Donatella, e anzi, insomma, io mi sono, senza che questo si trasformi in un merito, perché non lo è assolutamente, però insomma, ecco, io a fronte di questa commissione, anche tramite a chi ha dei rapporti diretti, insomma, ho chiesto la partecipazione appunto dei comitati che quantomeno nel passato, nella precedente commissione si erano interessati, si sa che c'è un interesse in tal senso, e per cui io mi sono, tramite anche la mia segreteria, insomma, mi sono prodigato a invitarli assolutamente. Quindi io so per certo che i signori intervenuti di cui stiamo parlando non possono accedere alla chat per chiedere appunto l'intervento, però ripeto, chi non può accedere alla chat può liberamente aprire il microfono e chiedere
di poter intervenire. Io a questo punto, appunto, se ci sono interventi da parte dei cittadini, da parte dei comitati e via dicendo, sono ben accetti. Aspettiamo, attendiamo, se no diciamo che posso... Assolutamente sì, prego, certo, prego. Allora, attivo il microfono, attivo anche la telecamera. Chiedo solo la cortesia di presentarsi, sono Emanuele Fanti, rappresentante di eccetera eccetera. Grazie mille, gentilissimo. Stavo procedendo con questa... Allora, Emanuele Fanti, sono un cittadino, faccio parte del direttivo del Parco della Cellulosa. Va bene, non so quanto tempo io abbia a disposizione, cercherò di essere sintetico e semplicemente per portare una testimonianza. Grazie per l'invito, grazie a tutti per come vi state muovendo. Che cosa dire? Breve premessa, io vivo la zona di Casalotti ormai da qualche anno, ho fatto parte dei comitati di quartiere e faccio parte del comitato, del direttivo da circa 3 anni. Ho avuto modo anche di approfondire la questione. Ciò che posso portare oggi come testimonianza nel ruolo che mi compete è veramente la testimonianza di un cittadino che vive questa situazione da tanti anni. Devo dire, mi piace come state procedendo, il fatto che si parli di acquisizione negoziale. Mi è piaciuto, devo sottolineare, l'intervento della consigliera Celli, che come sempre ci mette il suo trasporto. E, come dire... Vorrei usare una espressione che è stata usata più volte quest'oggi e anche dalla consigliera Celli, arrivare a Dama, voglio dire, per quanto riguarda i tecnicismi, sono cose che ovviamente i cittadini potrebbero anche interessare, ma più che altro interessa l'acquisizione, interessa poter fruire l'area. In questi giorni, come si è detto anche prima, il parco è chiuso, è consentito l'accesso soltanto agli ortolani secondo alcune procedure, è consentito l'accesso ad alcuni soci. Si sta continuando la manutenzione, sono i volontari che procedono con lo sfalcio dell'erba, con la potatura, insomma si stanno cercando anche di coinvolgere più persone e le associazioni, più associazioni, e c'è anche oggi, quest'oggi non so se vorrà intervenire, il dottore Alessandro Flavioni, che fa parte di un'altra associazione, ma il tentativo nostro è quello veramente di un coinvolgimento delle associazioni, di una coinvolgimento da parte vostra, veramente nel trovare le soluzioni. È evidente, vado a concludere, non mi voglio dilungare ulteriormente, è evidente che le parti tecniche e lo sviluppo della questione è una cosa che riguarda voi. A noi interesserebbe essere coinvolti, siamo a disposizione sicuramente, e chiudo dicendo grazie agli interventi propositivi delle persone che sono intervenute oggi e anche di coloro che non sono intervenute e che si stanno muovendo. Non voglio andare ad analizzare in questo momento i motivi per cui ci sono state interruzioni o quant'altro. Cerco di vederlo in maniera propositiva e chiudo veramente con un nuovo grazie. Grazie mille, dottor Fanti. Se appunto, come ha anticipato il dottor Fanti, appunto c'è il dottor Flavioni, se non erro, vuole intervenire, assolutamente l'intervento è ben accolto. E, insomma, o se no, passiamo, chiedo appunto agli assessorati, agli altri consiglieri, se ci sono interventi in chiusura sul punto come aggiornamento e con... Prego. Presidente, sì. Volevo... Okay. Sento l'assessore Penna. Sì, e va bene, l'assessore municipale, parlo successivamente. Grazie. Va bene. Okay. Intervento dell'assessore Viarelli. Il dottor Flavioni non lo sento. Se vuole intervenire, le ripeto, apra il microfono e chiede appunto di intervenire, assolutamente non c'è nessun problema. Ok, niente, lo prendo come un silenzio di niego in questo caso. E pertanto passerei la parola appunto all'assessore Penna, prego.
Sì, grazie Presidente. Giusto per ribadire quello che stava dicendo appunto Massimo Lesti prima rispetto il coinvolgimento di Roma Natura nella parte progettuale. Allora, io chiederei magari al Dipartimento di poter sollecitare questo ente, anche perché spetta a Roma Natura redigere il regolamento del Monumento Naturale Parco della Cellulosa. Regolamento e non piano d'assetto, quindi molto probabilmente all'interno del documento del regolamento ci dovranno essere delle indicazioni e comunque delle affinità rispetto alla progettualità del parco, quindi sicuramente fin da subito bisognerà iniziare a contattare l'ente Parco Roma Natura e quindi la Regione Lazio. Magari su questo potremmo anche sollecitare il Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione, Valerio Novelli. E volevo aggiungere anche alla discussione ricordando che la Facoltà di Architettura del Paesaggio della Sapienza sul Parco della Cellulosa in questi anni ha svolto numerose tesi di laurea per il recupero, per la riqualificazione. Quindi il suggerimento che do e che avevo proposto anche a suo tempo a Massimo Lesti, anche all'assessora Fiorini, è quello magari di mettersi in contatto con questa facoltà per poter acquisire anche come diciamo, documentazione analitica e propositiva eventuali tesi di laurea esistenti che negli anni si sono appunto ce ne sono state molteplici e quindi quello potrebbe essere un'ottima base per poter avviare lo studio il progetto di riqualificazione. Grazie. Grazie Assessore, allora a questo punto appunto passerei in chiusura, a questo punto non ci sono altri interventi, non vedo altre richieste di intervento in chat, per cui passerei l'ultima parola all'Assessore Iarelli, che io insomma personalmente dalla mia esperienza, che come insomma è noto io sono Presidente, diciamo che io sono Presidente e lei Assessore dallo stesso momento, quindi diciamo dall'ottobre del 2019, insomma, io per quella che è stata, per come l'ho vissuta io questa vicenda in cui appunto sono entrato a insomma ho ricevuto l'investitura di presidente di questa commissione, che la tematica del Parco della Cellulosa pareva insomma si fosse insomma stesse andando verso una direzione che poi abbiamo esaminato nell'ottobre stesso e in tal senso insomma io ringrazio tutti quanti, a partire dal dottor Voce, a partire dal dottor Lesti, ma sicuramente anche dal grandissimo lavoro dell'assessorato, quindi dell'assessore Vivarelli e dell'assessore si è prodigata affinché i fondi che stavano per andare, spero di non dire il termine sbagliato, perenti, nell'ultimo bilancio previsionale del 2019, invece su attivazione appunto l'assessorato, questi fondi non sono andati persi nel calderone, poi che è il bilancio di Roma Capitale, ma anzi sono stati poi rimessi subito. Io ricordo distintamente quei giorni in cui appunto c'è stato un po' di sentimento, ecco, su questa cosa, e ringrazio poi per aver fatto interloquire gli uffici e aver ripreso un po' insomma la strada maestra. Quindi io lascerei l'intervento conclusivo all'assessore Vivarelli e poi procederei, questo per la segreteria, all'approvazione del verbale numero 8, che per i consiglieri, se si vuole prendere visione, ho caricato il PDF all'inizio di questa chat. Va bene? Grazie. Prego Assessore. Grazie Francesco. Sì, io ci tenevo a sottolineare quanto effettivamente siamo stati appresso, questa amministrazione sia stato dietro a questo tema che abbiamo ritenuto fondamentale sin dall'inizio. Il municipio e i cittadini erano convinti che fosse la strada giusta, questa amministrazione allo stesso modo.
Poi i temi che dobbiamo toccare quotidianamente sono molteplici, sono molto complessi, però dobbiamo non mollare mai, non distrarci, e quindi noi questo lavoro abbiamo fatto, l'abbiamo fatto io personalmente, poi prima come presidente di commissione, infatti abbiamo più volte convocato su questo tema. Poi il lavoro è stato, il testimone è passato al presidente Ardu, che allo stesso modo ha continuato a lavorare. Effettivamente su questo parco ci sono delle prospettive, ci possono essere delle prospettive bellissime, no? Quindi l'acquisizione è senza dubbio un passo fondamentale che poi darà modo all'amministrazione, attraverso passaggi successivi e stralci successivi, dalla messa in sicurezza alla progettazione che verrà poi man mano effettuata, di creare quello che per il municipio, appunto, e per i cittadini che vivono la zona, può essere veramente un progetto importante e che cambia a livello qualitativo proprio il territorio stesso. È con questo obiettivo chiaramente che abbiamo lavorato tutti. Vorrei ringraziare della collaborazione tra dipartimenti, chiaramente del direttore, del dirigente Voce, che si è impegnato subito nel momento in cui è rientrato al lavoro in questo tema, e continueremo a mantenere l'attenzione alta e, come è stato sottolineato dai cittadini, dai consiglieri, dagli assessori dalla parte più insomma tecnica amministrativa, è un inizio di un percorso che deve adesso dirottare verso altro. Quindi siamo qui ancora a dire lavoriamo, ecco, continuiamo a lavorare, a mantenere l'attenzione alta su questo tema. Grazie Assessore, grazie mille. Allora a questo punto io, se non ci sono altre domande o altre richieste di approfondimento in tal senso, io congederei i dipartimenti e gli assessorati, che immagino abbiano del lavoro da fare in questo periodo storico, anche non indifferente, e se tutti sono d'accordo, e procederei appunto, quindi ringrazio l'Assessore Viarelli, l'Assessore Fiorini, e tutti gli intervenuti sul tema, e procederei appunto all'approvazione del verbale. Non so se avete da parte dei consiglieri, non so se siete riusciti a prendere visione, lo metterei in votazione, ecco. Aspetto riscontro da parte vostra, anche semplicemente vocale. Sì, Presidente, per quanto mi riguarda, ho preso visione e approvo il verbale. Va bene, allora chiedo alla segreteria di mettere in votazione il verbale, e questa votazione vale anche come appello finale di chiusura, quindi procediamo in tal senso. Procedo. Allora, Ardu, approva? Ardu, presente e favorevole all'approvazione del verbale. Bugarini? Bugarini favorevole, grazie. Chiossi? Approvo, grazie. Celli? Consigliera Celli? Andiamo avanti, Sara. Ah, ecco, a posto. Approva, consigliera Celli? Sì, favorevole. Grazie. Consigliera Iorio? Voto favorevole. Consigliere Palumbo? Consigliere Palumbo? Consigliere Politi? Consigliere Politi, io non partecipo al voto e mi riservo di sostenerla in aula. Si stava discutendo del verbale adesso, solo approvazione del verbale. Non c'è nessun atto da approvare. Mi perdoni, non ho capito. È astenuto, consigliere Politi? No, favorevole. Ah, favorevole allora. Simonelli? Simonelli presente e favorevole all'approvazione del verbale. Spampinato? Spampinato?
Ecco, scusi, ho un problema con accendere favorevole. Turni, consigliere Sturni. Turni favorevole, grazie. Per favorevole. Riproviamo con Palumbo un secondo, che sono sicuro che si è solo momentaneamente allontanato, è stato con noi tutto il tempo. Riproviamo con Palumbo. Un secondo. Sì. Consigliere Palumbo. Se il consigliere Palumbo io non lo vedo, non mi dà riscontro, per me non ha partecipato, però anche nell'appello ritengo che sia uscito dalla riunione. Aspettiamo altri due secondi. Sì. Che succede? Consigliere Palumbo? Ho visto che mi ha chiamato pure Francesco, ma mi era andato via l'audio, mi sentite? Abbiamo messo in votazione il verbale numero 8. E... Ah no, ero favorevole, l'avevo letto, sì, sono favorevole. E questo vale anche come appello finale? E vale anche come appello, grazie. Va bene, allora ci ho detto, ringrazio tutti gli intervenuti e riaggiorniamo la commissione. Interrompiamo la registrazione e chiedo alla segreteria se può rimanere in chat, diciamo, per fare il debriefing. Grazie mille. La commissione grazie, termina alle ore buona giornata. 11:32. Grazie. Sì. Buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata.